Questa stessa partita l'abbiamo ritrovata anche in altri ospedali. Qui ne sono rimaste poche scatole. Qui infatti vedo 20 gennaio 2022. Sono in scadenza. Monoclonali che non verranno più utilizzati, malati che potevano essere curati, migliaia di euro che finiranno tra i rifiuti speciali. Quando entro nell'ultimo rapporto AIFA, la conferma arriva come una doccia fredda. Da marzo ad oggi, con i monoclonali, abbiamo curato appena 35.948 pazienti, nonostante questi medicinali si trovino in ben 245 strutture. E le regioni che le usano meno, come Campania o Friuli Venezia Giulia, sono le stesse che hanno le terapie intensive piene. Una terapia sicuramente ottima, fantastica, che avrebbe bisogno però di uno snellimento procedurale, perché comunque siamo sempre al computer a chiamare e poi rispondono e poi mandiamo la scheda. Quanti giorni si perdono? Si perdono circa 4 giorni nel fare la richiesta ad AIFA e attendere l'ok per poter somministrare il farmaco. Benissimo, questi 4 giorni in realtà sono strategici perché il farmaco funziona molto bene entro le 72 ore. Per intenderci, a fronte di più di 1 milione di contagiati solo nell'ultima settimana, i monoclonali sono stati usati appena per 2.000 pazienti, qualcosa come lo 0,18%. Noi abbiamo tutta una serie di medicinali con i quali noi possiamo affrontare precocemente la Covid. Anticorpi monoclonali, immunosoppressori, antivirali. Contro la SARS-CoV-2 oggi abbiamo un vero arsenale, ma continuiamo a puntare tutto sui vaccini. Eppure anche EMA, qualche giorno fa, è uscita allo scoperto. The study suggests that more vaccinated people will. Non possiamo continuare a vaccinare ogni 3 mesi, è rischioso. Perché si insiste così tanto solo sui vaccini se abbiamo tante armi per combattere il Covid? Probabilmente siamo molto in ritardo sull'utilizzo dei farmaci. Le monoclonali dunque funzionano e lo sa bene Galli, l'infettivologo del Sacco, nonostante 3 dosi di vaccino, ha dovuto ammettere di essere stato salvato proprio dalle monoclonali. Ma queste armi non le usiamo, anzi, peggio, le abbiamo fatte scadere nei frigoriferi. E quando i monoclonali non li facciamo scadere, li regaliamo. Questo è il monoclonale che sarebbe efficace contro la variante Omicron. Adesso qua in cella però dovete entrare. Siamo all'interno della farmacia dell'ospedale maggiore di Novara, da dove viene rifornito tutto il Piemonte orientale. Un'eccellenza anche nell'uso degli anticorpi monoclonali. Qui però, come in tutta Italia, del monoclonale che risponde ad Omicron sono arrivate pochissime scatole e quelle poche sono già finite. Volevo vedere il Sotrovimab. Il Sotrovimab ce l'ha solo gli infettivi, perché ne abbiamo uno solo. Uno solo, questo è il Sotrovimab, sì. Giusto? Quindi ne sono arrivate solo 16. 14 a noi, più 12 siamo stati in prestata dalla Val d'Aosta sabato. E come era accaduto per i nostri monoclonali che finivano in Romania, scopriamo che anche di questo monoclonale il governo ne ha comprate appena 2.000 dosi, perché il grosso, 500.000, sono già finite negli USA. Così ospedali e malati italiani sono rimasti a secco. Sì. È l'unico che funziona per Omicron, ma noi non ce l'abbiamo. Ma non ce l'abbiamo a livello nazionale, ne abbiamo pochissime, le consegne perché? Sono pochissime, la produzione non lo so. Eppure il monoclonale che cura l'Omicron viene prodotto proprio qui, in casa nostra, alla GSK Parma. Perché lo Stato italiano ha comprato così poche dosi? Non posso fornire informazioni per quanto riguarda l'Italia, perché il contratto prevede la riservatezza su queste cose. Non capisco perché non ci si appresti ad usarli nel modo opportuno. Però questo vuol dire che se tu capiti nell'ospedale giusto vieni salvato, se capiti in quello sbagliato muori. Esattamente.